Ciarico. Allora, prova. Ecco, ciao a tutti. Chi siete? Buonasera. Sì. Sì. Io sono immerso nella giungla qua però, aspetta. Più o meno. Vabbè. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Giovanni D'Amico. No, giusto due informazioni di servizio. Oggi è uscito il brano Mi farò trovare pronto di Filippo, scritto con Luca Chiaravalli e Paolo Antonacci. Ci dicono proprio adesso che è uno dei brani più passati in radio in queste prime ore di questa giornata. Siamo molto contenti. Primi appuntamenti, notizie diciamo del futuro annunciate: l'Arena di Verona il 22 di settembre e ovviamente Filippo sta lavorando al suo disco di inediti che uscirà in primavera, ma direi che queste sono solo le informazioni di servizio. Lasciamo spazio direi alle domande. Allora, la prima domanda, grazie, ecco, se vi innalzate così favoriamo un po' l'individuazione. Chi sei? Filippo, ciao, sono Massimiliano Garrone, Radio RTM, Alma Produzioni Modica. Ciao. Ah, andiamo in Sicilia qua, bel coso. Sì. Una domanda più tecnica, io sono batterista, ho suonato in una tua tribute, quindi ho avuto modo di studiare tutti i tuoi brani dal passato fino agli ultimi praticamente. Ho avuto modo di ascoltare appunto Mi farò trovare pronto, quanto ha inciso l'elettronica in questo tuo brano e quanto inciderà anche nel tuo nuovo disco? Allora, guarda, l'elettronica da qualche anno a questa parte è un fattore che mi incuriosisce, nel senso, io sono sempre stato un fan, nonostante arrivi dall'essere un amatore folle dei Police, quindi il minimale, però sono sempre stato un fan dei Depeche Mode ancora prima dei Kraftwerk, quindi so cosa significa e molto indegnamente cerco di sporcare, no? Di rendere ibrido il mio genere musicale, che attinge un po' dal rock, fondamentalmente è pop, però attinge da colori. Il mio produttore Luca Chiaravalli è un grande conoscitore di musica elettronica e mi affido anche a lui in quello che è la creazione fisica. La batteria l'ho suonata indegnamente io e mi piace questo suono secco. È un periodo, una volta mi piaceva il rullante alla Stuart Copeland, adesso invece mi piace più la roba un po' più secca, un po' più muffa, nel gergo musicale si dice così, perché non so, mi fa sentire più al passo con i tempi. A te, un bocca al lupo per la batteria. Allora, ciao, andiamo. Sono Francesca Sofia Cocco di Radio Iconi. Volevo chiederti, visto che quest'anno sia tu che Francesco Renga siete qua a Sanremo, dopo aver fatto un tour insieme, aver condiviso il palco anche con Mats Pezzali, volevo chiederti innanzitutto se l'idea vi è nata appunto insieme, ce ne avete parlato insieme entrambi di andare a Sanremo, e cosa pensi appunto della sua canzone? Niente, grazie mille. Grazie a te. Allora, guarda, ci siamo sentiti quando uno ha saputo dell'altro, naturalmente, e con grandi messaggi di incoraggiamento, insomma. Siamo stati a cena insieme due sere fa, condividiamo l'emozione, allo stesso tempo l'adrenalina che ci riporta su questo palco, lui con molta più esperienza di me, con molti più Sanremo fatti, io con il mio bagaglio che mi porto in giro da più di 26 anni. E la sua canzone rispecchia esattamente quello che è Francesco, che è una garanzia su questi pezzi melodici molto larghi dove anche il testo esprime una sua potenzialità. Francesco è uno tra i più grandi interpreti, secondo me, di questo filone musicale. Allora, andiamo a destra, sì, siamo al centro. Qua. Non vedo dove. Ciao Filippo. Allora, un po' di tempo fa, mentre stavo per intervistare Mia Martini, lei mi disse. Lei mi disse: no, guarda, che dopo me devi intervistare per forza questo ragazzo. Quel ragazzo eri tu. Noi facciamo un Sanremo nel 93. Io ero il mio primo Sanremo e lei, se non ricordo male, partecipava con sua sorella. Poi, visto che voi siete esperti, stiamo come stiamo. Perfetto, esatto, sì. Stiamo però, come stiamo. Però quella volta era nel 92. Allora, insomma, dopo fuori perfetto. Un po' di tempo fa. Ecco, appunto, poi l'intervista con te l'abbiamo fatta lo stesso. Adesso sei al Sanremo con una canzone molto radiofonica. Ecco, questo magari potrebbe portare meno voti dalla giuria degli esperti, ma la canzone è stata portata. Non me ne frega un cazzo. Ecco, infatti. Detto come va detto. Boh.
Hai portato questa canzone appunto abbastanza radiofonica, infatti già è molto passata, proprio perché vuoi passaggi radio in maniera tale che insomma venga ascoltata subito e venga così portata già al successo? Sì, sì, cioè la radio è il più grande mezzo che la musica può utilizzare. E mi viene in mente Trevor Horn quando, vi ricordate, pubblicò Video Kill the Radio Star? No, no, perché insomma la radio è nel cuore della gente, è ancora il contatto primario delle persone con la musica. La musica passa attraverso la radio, io sono cresciuto con la radio. Beh, no, la verità, oh ragazzi, comincio ad avere i miei anni anch'io, quindi... E sì, io quando ho deciso di venire a Sanremo non è che ho detto... Certo, sarei uno sprovveduto se ti dicessi non ho pensato a tutte le dinamiche da tenere in considerazione, però intanto mi sono preoccupato di fare un pezzo che non rientrasse nei canoni del festival. E volevo una mi sono detto quale potrebbe essere il primo singolo del prossimo mio nuovo disco. Mi farò trovare pronto, che era già stata scritta qualche mese prima, per diverse ragioni che non stiamo qui a spiegarle perché non è il punto focale della domanda, però mi interessava arrivare direttamente come uno schiaffo alle persone, senza far loro del male naturalmente, attraverso la radio, perché la radio è il mezzo che arriva prima di tutto il resto. Allora, adesso ci spostiamo a sinistra. Ciao Nec, Alessandro, a proposito di Radio Raduni, l'associazione delle radio universitarie italiane. Allora, tu sei uno dei più grandi big in gara quest'anno. Ci sono tanti, e quindi hai moltissima esperienza, non solo in Sanremo, ma in generale nell'ambito musicale, soprattutto dal vivo. E io volevo chiederti, ci sono tanti, tanti giovani, tanti non solo che sono qui in gara, ma tanti anche all'esterno di Sanremo, insomma, che in questi ultimi anni diventano famosi in metodi, diciamo, non convenzionali, ovvero senza fare più la gavetta di suonare nel localino sotto casa, montarsi, no, portarsi l'ampli da casa e montarsi o rismontare. No, si passa da suonare in cameretta a palchi già molto più grandi, eliminando quello che c'è in mezzo. Ecco, cosa ne pensi di questa nuova maniera di sfondare? Allora, penso che comunque abbia il suo grado di pericolosità, perché la gavetta naturalmente insegna a tutti. Provare, riprovare in una cosa, cercare cioè un punto di partenza ci vuole. Bisogna che qualcuno ti dica no, non mi piace, bisogna che qualcuno ti metta alla prova, bisogna che qualcuno ti forgi, perché non hai proprio tu lo spessore fisico per poter, che ne so, pensare a un'Arena di Verona dopo neanche un anno che il tuo percorso artistico è partito. Poi è chiaro, fa piacere a tutti, però non si è strutturati, ecco. E il rischio è che si passi sempre dalla porta secondaria per evitare il pubblico che ti aspetta dalla porta principale, invece. E non va bene, secondo me. Allora, ci spostiamo a destra. Ciao Nec, sono qui. Sì. Dove sei? Qua. Agitati. Okay. Stavo dicendo la mano alzata, ce l'abbiamo tutti. Ce l'avete in tanti, vai. Allora Nec, intanto complimenti, sui social hanno messo una foto tua di quando cantavi Laura non c'è, una foto tua di ieri sera. Ed ero assolutamente... più vecchio quando cantavo Laura non c'è. No, qui dicono che il vino qui, come dice, invecchia e diventa più buono. Invecchia il quadro che ho in soffitta. Una cosa, il duetto che hai scelto, perché non con un cantante ma con un attore? Cosa Neri Marco Re porterà alla tua esibizione? Lo Grazie. Scoprirai venerdì. Tesoro. Perché l'hai scelto? Dai. Amore. L'ho scelto per diverse ragioni. Primo fra tutti il piacere di conoscere Neri. E ci siamo tenuti in contatto già da qualche anno per diverse ragioni che poi magari che prenderanno vita, quindi progetti che prenderanno vita nel futuro. E poi perché Neri per questa canzone ha un suo specifico ruolo e quindi lo svolge a pieno. Poi lui, sai, è poliedrico, è una voce molto bella secondo me, è anche un cantante, suona molto bene la chitarra, è un imitatore, quindi con la voce gioca parecchio. E poi insomma sentirete qualcosa che insomma mi auguro vi possa innanzitutto emozionare, guarda, è la cosa che mi preoccupa di più questa, ok? Allora,
Ciao. Corridoio. Ciao, si sente? Ah, ok. Forte e chiaro. Forte e chiaro. Sono Cristina Giuntini di Ogai Italy, noi siamo il club italiano dell'Eurovision Song Contest. E tu ci sei andato molto vicino qualche anno fa con Fatti Avanti Amore. Adesso hai un titolo che sembra la prosecuzione di Fatti Avanti Amore, perché Mi farò trovare pronto, potrebbe essere la stessa frase. E quindi, se questa volta succedesse, ci vedresti con noi a Tel Aviv? Eh beh, certo che sì, ci andrei volentieri. Abbiamo qualche impegno per quel periodo. Scherzo, sì, mi piacerebbe. Beh, rappresentare il mio paese all'Eurofestival sarebbe un onore per me. Adesso tocca a voi. Destra colonna. Ciao, NEC Radio Reporter, sono Cinzia Fanara da Palermo. Palermo. Sì, da Palermo. Innanzitutto dico una frase, comunque dicono i palermitani, soprattutto le donne. Chi si bono? Mi ricompongo, scusatemi. Allora, perché abbiamo domanda. C'è un siciliano anche qui alla mia sinistra. Ok. Mi tradurrà? No, ho capito, capito. Grazie. Sei gentile. Grazie a te. Allora, da tanti anni lontano dal palco dell'Ariston, ieri com'è stato? Ieri è stato divertente, ti dico la verità. È stato un fuoco. Sempre i 30 secondi che mi dividono tra la fine del pezzo precedente e il mio sono secondi importanti, c'è il cuore che è una caldaia, insomma è bello, vuol dire che non è cambiato poco fondamentalmente, dagli esordi a oggi, quel palco lì, l'esperienza di salire e cantare davanti alla gente, poi però quando sono salito io ho questo effetto qua, è come se io tornassi un po' a casa quando mi salgo su un palco, sia che sia Sanremo, sia che sia un concerto mio. E ho pensato, proprio per sentirmi a casa, ho pensato fosse un mio concerto. E allora poi a un certo punto della canzone sono sceso in mezzo alla gente e ho visto che si sono aperte le acque per la gioia di quelli che stavano seduti, che secondo me a fine show avevano il mal di mare perché sembravano sulle montagne russe. Sono sceso e ho cercato gli sguardi più ravvicinati della gente. A te. Allora, Beatrice, è il microfono, prego. Ciao. Ciao Beatrice, sono... come stai? Io, beh, sono Dante, non sono Beatrice, quello. Beatrice mi accompagnerà però, in paradiso. Cioè... Però vedi che comunque mi chiamo solo Luca Monti, allora no, sei Luca. Sono Luca. Ah, sono di Cattolica News dell'Università Cattolica. Uè, burdel. Yes. Sei un burdel. Sono un professore così. Senti, sei pronto per vincere? Te lo auguro. E faccio le dita incrociate perché hai detto una cosa molto bella quando hai detto dello schiaffo, diciamo così, leggero attraverso le radio. Secondo me sei su una buonissima strada. Siccome lavori sempre, come diceva anche la mia collega, su questo bellissimo racconto, no? Del nostro privato, del nostro essere pronti, essere preparati. Se vinci, dopo che si sono spenti i riflettori, a chi telefoni e qual è la prima cosa che fai quando si sono spente le luci? Guarda, se dovessi vincere non telefonerei perché mia moglie sarebbe lì, quindi la prima telefonata che faccio di solito è, come ho fatto ieri sera, ho detto Patti come siamo andati, e io tremo perché lei è un caterpillar, va giù pari come giusto che sia, non è bellissimo, c'è stato bello. Può anche dirmi no, guarda, avresti potuto far meglio, insomma. È andata bene, ho passato anche quell'esame lì, e abbraccerei subito mia figlia Beatrice, naturalmente, perché lei sarebbe voluta essere qui e il problema sarebbe stato averla qui perché avrebbe voluto salire sul palco con suo papà e sarebbero stati problemi. E questo è quanto. Sì, sì, lei sente molto il suo papà, eh? E dice a tutti: è mio papà, vuoi una foto con lui? Ma dico: vabbè, ma cosa stai dicendo? Sì, sì. Vabbè. In fondo a destra. Sono qui. Salvo Belcore di Radio Panorama, sono di Palermo anch'io. Termini Imerese, provincia di Palermo. Non siamo a Sanremo, siamo in Sicilia. Cefalù, rappresentiamo questo territorio importante dell'Italia. Certo. Visto che il nostro territorio, come tutta l'Italia, è bella, quest'anno ho visto che c'è molta bellezza sul palco. Tu rappresenti una delle bellezze estetiche di questo Sanremo. Per te cos'è la bellezza? E poi su questo brano Mi farò trovare pronto. Per che cosa? Per l'amore, e l'amore è la bellezza?
Sì, l'amore è bellezza, perché quando tu pensi prima all'altro e poi a te stesso, beh, è la cosa più bella, soprattutto oggi, coi tempi che corrono. Il tour che farai quest'anno vedrà anche le tappe in Sicilia, ti aspetteremo? Vedremo. Il siciliano qui vicino a me dice vedremo. Molto. Beh, comunque... ecco, lì. Hai capito i due gradi di educazione, la prima molto, no? Molto casta e l'altra invece boom, è andata giù. È bello, questa è la bellezza. Grazie. Ciao Nek. Sono qui, prima fila. Qua. Ciao. Ciao. Senti, io ho tifato per te nel 2015 con Fatti Avanti Amore, e pensavo vincessi e sono rimasta malissimo quando invece ha vinto il volo. E credo sia rimasto male. Saranno un po' contenti anche loro, sapevo. No, è la verità. Quest'anno, quando ho visto che sono in gara ancora con te e sono ancora avanti in classifica, ho detto no, un altro 2015 non lo voglio. Non ci siamo messi d'accordo. In realtà. No, come stai? Visto che parlavi delle dinamiche del festival prima, come vivi tu questa cosa di, insomma, di queste competizioni? Il fatto del che c'è il volo. Il volo, ma in generale... Mi vedi preoccupato? Ma no, ma veramente. Io ho altri... Cioè, credo anche loro abbiano altri... Cioè, sfruttino... Siamo tutti qui per sfruttare l'energia potente del festival. Poi, adesso parlo per me. Io, come ho detto al tuo collega prima... voglio che la canzone salti il festival per arrivare direttamente alle persone attraverso l'energia e la possibilità che ho a quasi 50 anni di età. Il volo, loro sono giovani, hanno comunque tanta strada davanti e glielo auguro. Cioè, veramente, sono molto easy, cioè a me della classifica non importa, veramente. Chiaro, dovessi vincere sarei felicissimo. E se ti incontrassi direi oh, hai visto, cazzo, ce l'ho fatta. Non vinco, io non ho mai vinto Sanremo, ho 26 anni di carriera, dicono circa quasi 11 milioni di dischi venduti, cazzo, se non ho vinto io. E poi quanto c'è da dare ancora, cioè non, io poi sono sempre in gioco da quando ho cominciato il fatto di fare un disco, comunque di sperare che il pubblico recepisca come tu pensi ogni canzone che raccogli all'interno di un album, e arrivare ai concerti, sperare di riempire i posti vuoti. Adesso c'è un'Arena di Verona il 22 settembre, è un nuovo appuntamento per me, è un sogno che si rinnova. Queste sono per me le vincite, e secondo me la vincita più forte, cioè lo scopo che io ho, è la longevità, cioè essere qui dopo che è passato tanto tempo da quel Sanremo 1993, che peraltro mi è stato fatto un culo così, cioè sono ancora qui, capito? Come diceva, sono ancora qua, è già, e non ho mai vinto Sanremo, quindi che, e non ha mai vinto Sanremo anche lui, oppure Zucchero che arrivò tra gli ultimi, voglio dire. In fondo, destra, ecco. Cioè. Buonasera, ciao Filippo, Sara, ciao. Lotta, Radio.0 Campania. Chiami, scusa? Sara Lotta. Ah, pensavo Carlotta, scusa. No. Radio.0 Campania. Dunque, ti volevo chiedere se c'è una canzone che preferisci tra le altre dei big che sono in gara con te. Quindi, escludendo il fatto che chiaramente sei legatissimo e preso dalla tua canzone, un'altra canzone che ti piace un sacco della Kermesse? E poi altra domanda, se sai che i The Jackal, insomma, fanno tanta comicità anche su di te, sulla tua bellezza. I The Jackal? I The Jackal, sì. E i sciacalli. Ti hanno paragonato al figlio di Andrea Bocelli, però hanno detto che sei più bello, quindi lì hai vinto. Più basso, ma più... Più bello, più interessante. Beh, gli The Jackal sono amici, tra l'altro, noi li abbiamo conosciuti con il trio a Napoli, se non sbaglio. Sono venuti a trovarci, abbiamo interagito e scherzato. Ho perso però le domande alle quali dovevo rispondere. Scusami, quella ufficiale, qual è un'altra canzone? Sì, allora, io ho sentito non benissimo tutto, diciamo che un po' le interviste, questo mi chiama, è la foto, fai un selfie, e intanto il Sanremo andava avanti. Quindi è il ristorante, guarda, non c'è il volume, però vedi le immagini e qualcosa senti. Guarda, ti dico, mi è piaciuto Achille Lauro, non male Gammon,
Mi è piaciuto, mi sono piaciuti Bundabash, mi è piaciuto Daniele Silvestri, l'arrangiamento soprattutto. A me lui ricorda sempre Peter Gabriel, gliel'ho detto anche prima fuori dal teatro. Ecco, il deserto. Questo, ok. Vuol dire che sono questi, grazie. Più o meno sì. Poi dimentico altri in questo momento, ma non per scelta, ma proprio per anzianità. Grazie mille. Allora, in fondo corridoio centrale. Eccolo. Nicola Neri, Radio Flash ad Raro. Ciao Filippo. Ciao. Volevo chiederti quanto ha influito nella tua vita Chiara Mirante e la fede. Grazie. Allora, la fede. Beh, la fede è una cosa sulla quale potremmo parlare per ore. Ti dico solo che è un cammino il mio. È un percorso, come quando è un training, come quando vai in palestra, no? Che inizi ad affrontare un insieme di esercizi, un allenamento che terrai per avere dei risultati sul tuo fisico. Chiara Mirante è parte di questo percorso. Per chi non la conoscesse, è la fondatrice di un'associazione internazionale che si occupa di tutte le persone che hanno problemi importanti, quindi soprattutto disagio giovanile. Io supporto questa, faccio parte di questa associazione ormai da 12-13 anni. Con loro ho condiviso tantissimi momenti e si è parlato tanto di fede, quindi questo percorso ho iniziato a farlo e devo dire mi accompagna giornalmente, mi aiuta non poco. Uno fra tutti, essendo io prima di essere un cantante, un essere umano, quando è morto mio papà, se non ci fosse stato l'aiuto della fede sarebbe stato molto più complicato rendermi conto di questo, cioè della fine di un percorso di un genitore, e dall'altra parte per fortuna poi Dio vede e provvede, c'è stata la nascita di mia figlia, che tra l'altro si chiama Beatrice non per caso, perché in latino vuol dire portatrice di gioia, e mio padre ha vissuto un anno e mezzo in più, stando a quello che mi hanno detto i medici, proprio perché ha visto crescere sua nipote, quindi voleva starci il più possibile per esserle vicino. E la fede mi ha fatto accettare questo punto della vita abbastanza, per l'essere umano, abbastanza importante e duro da accettare, insomma. Destra, seconda fila. Ciao Filippo, Luigi. Ciao. Di Radiolina di Cagliari. Volevo chiederti se è prevista una versione internazionale in spagnolo. Siamo una versione in sardo. No, una versione non in lingua italiana di questo pezzo. Certo. Grazie. Ma anche del disco, credo proprio. Sì. Io ormai dal 97 vengo ascoltato da pubblico spagnolo e pubblico sudamericano, insomma c'è. Sono onorato di questa attenzione e quindi provvederò anche a fare in versione spagnola all'album, sicuro. A te. Allora, eccoci qua, terza fila, sempre a destra. Alla mia, ok, eccola. Antonella. Che differenza di emozioni ci sono tra, se ti dico, Fortaleza e Kishadà e il palco di Sanremo? Sono emozioni forti, ma beh, che differenza? Il sacro e il profano, dici. Sono due emozioni particolari. Guarda, tu hai toccato un tasto importante, perché Mi farò trovare pronto nasce anche da quell'esperienza lì. Spiego sempre per chi non sapesse, io ho affrontato sempre con Nuovi Orizzonti in una missione in quei posti, cioè a Kishadà e a Fortaleza, parliamo del nord-est del Brasile, lì si ammazzano per poco, parliamo delle favelas, quindi è un territorio, sono luoghi molto crudi. Non c'è aborto, ma i bambini vengono abbandonati puntualmente, seviziati, vengono obbligati alla prostituzione, sono abbandonati, sono merci di scambio. E io ho voluto affrontare quell'esperienza perché ero incuriosito da questo. Poi lì, sai, come nella musica, da cosa nasce cosa. E mi farò trovare pronto, oltre alla poesia di Borghese, trae ispirazione da quel viaggio lì. Lì mi sono reso conto di quello che l'amore produce nella gente. Io ho conosciuto una bambina, 2 anni, che non aveva il coraggio di abbracciare gli adulti
per paura di essere violentata dagli adulti stessi. Quindi bambini che si porteranno quella croce vita natural durante, però vive, cresce. Una bambina addirittura è sempre stata abituata dai genitori a bere e basta, sta imparando a deglutire e a mangiare. Pochi mesi fa mi hanno dato la notizia che sta mangiando qualcosa, quindi usa anche la roba solida. Due bimbi di 8 mesi, abbandonati, stesi per terra dalla mattina alla sera perché la mamma era obbligata o intenta a prostituirsi, sono stati accolti in comunità a Nuovi Orizzonti. L'amore trasforma le persone. Solo l'amore può trasformare la gente. E lì mi sono... Borges dice 4 versi dai quali io ho tratto ispirazione dalla poesia. A cosa mi serviranno i talismani? La vaga erudizione, l'esercizio delle lettere, stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. Quindi io posso conoscere il mondo, posso avere qualsiasi nozione, posso anche convincermi di essere la persona più intelligente, ma quando mi innamoro o quando mi trovo a fare esperienza di amore, cioè a pensare prima a te e poi a me, sono nudo, sono come mamma mi ha fatto. Fine. Ecco, questa è Kishadà, questa è Fortaleza e questo è quello che mi porto. Grazie. A voi. Ci vediamo stasera. Amore, c'è una sorpresa per te. Un regalo? Quasi. Hard Discount ha ampliato l'assortimento per darci ancora più scelta. L'ideale per te. E i prezzi? Massima convenienza e altissima qualità. Un bel regalo, vero? Per te, ogni giorno, Hard Discount. Ti aspettiamo da Hard Discount. Tante offerte per te.